Il Comitato San Tommaso è formato da residenti e commercianti perché la nostra idea era proprio quella di una collaborazione per cercare di rivitalizzare questo quartiere che da un po' di tempo soffre, perché in effetti c'era sempre stata poca gente, appunto visto che tanti negozi sono chiusi. Abbiamo fatto tante attività e degli eventi da quando è stato costituito il comitato, ma una importantissima della quale appunto voglio parlare in questo momento è che siamo riusciti ad avere un finanziamento dalla Fondazione Sicilia tramite il dottore Fabio Montesano, che mi sento di ringraziare, al quale va la nostra gratitudine, per il restauro di tre opere d'arte che si trovano nelle due chiese della piazza San Tommaso. Una è Le Anime Sante e l'altra è la parrocchia di San Tommaso. Alle Anime Sante, in maniera particolare, verrà restaurato l'altare maggiore. Questo per noi è un risultato importantissimo perché uno degli obiettivi del comitato è quello di portare alla luce delle opere d'arte del nostro quartiere che hanno bisogno di essere ristrutturate. E quindi questo, diciamo, che è un primo passo per cercare poi di migliorare sia la vita del quartiere dal punto di vista commerciale, ma soprattutto quello che di bello abbiamo nel nostro quartiere. Faccio parte di una cooperativa che si chiama Proper Art, formata da un gruppo di restauratori siciliani, e insieme ci occuperemo appunto del restauro di questo altare. È un altare che è stato realizzato nel 1847 dall'artista Accardi. È una tecnica particolare perché con l'uso di vetro dipinto realizza un'imitazione di materiali più pregiati, quindi del marmo, che si trova quasi esclusivamente nel territorio ennese. L'intervento prevede più che altro il consolidamento delle lastre di vetro che si sono staccate dal supporto e l'integrazione di quelle ormai perdute. Il finanziamento della Fondazione Sicilia riguarda anche la parrocchia di San Tommaso. Abbiamo avuto la possibilità di restaurare due statue, una di Santa Lucia e un'altra di San Giovanni Bosco, che è una statua che si trova nella chiesa di Santa Teresa, che purtroppo è chiusa al pubblico da parecchi anni. Santa Lucia come statua è una realtà del 1500 che questa chiesa possiede e che vuole porre all'attenzione in maniera visibile di quelle persone che ancora non conoscono questa proprietà della chiesa di San Tommaso. È un restauro che merita l'attenzione da parte non solo della realtà parrocchiale ma della città di Enna, perché rappresentano l'antichità storica in termini religiosi di questa nostra realtà nella quale viviamo.